Oggi voglio rendervi partecipi di un mio ragionamento e probabilmente rubarvi anche un po' di tempo. Ieri ero in giardino e stavo mangiando il mio yogurt ai lamponi e stavo completamente fissando il vuoto, sai quando qua si dice stavo pescando, quando sei completamente fatto dalla vita e guardi qualcosa che non esiste, probabilmente cerchi il tuo essere nella mosca che gira lì sul tavolo davanti. Quindi proprio il vuoto cosmico, e stavo aspettando che in realtà un'idea passasse di lì, un'idea su qualcosa da portare sul canale oggi. E quindi ero lì, in fanciulla, con il mio occhialino, mangiavo, mangiavo, a un certo punto dal mio subconscio ecco arrivare un pensiero, e questo pensiero sarà un po' il primo tassello di un enorme castello costruito completamente in aria, quindi forse non ha neanche senso quello che sentirete d'ora in avanti, ma sicuramente sarà di una banalità incredibile. Però fidatevi, c'ha una morale. Il pensiero, il primo pensiero, che è quello che ha creato un po' tutta l'atmosfera, poi che mi ha fatto addirittura mollare il vasetto, il cucchiaino del nostro yogurt e i lamponi sul tavolo, dando modo, tra le altre cose, alla mosca di andare a assaggiare il vasetto di yogurt, e quindi facendo sparire completamente la mia voglia di avere a che fare con il cucchiaino, è stato quello di il film, la trama di un film, può essere vista come un enorme fiume senza sponde, in cui il personaggio non ha via di scampo, è dentro al fiume e non può scappare. Quindi troveremo i personaggi, i protagonisti, che nuotano controcorrente, staccandosi, arrivando a staccarsi le braccia piuttosto che andare contro la trama, ok? Che è quello del, mi sembra, il terzo, il quarto punto nella sceneggiatura, ovvero il rifiuto alla chiamata all'avventura, rifiuto all'avventura. Oppure troveremo quelli completamente a loro agio, che verranno trasportati dal fiume, fatto sta che arriveremo sempre al punto dell'affluente, effluente, con la E, effluente, ovvero il pezzo di fiume. Quando c'è un bivio è il fiume che si stacca da, questa qui l'abbiamo studiato più o meno tutti all'elementare, il fiume che si stacca dal fiume principale si chiama effluente. E quindi arriveremo sempre, in ogni trama di film, arriveremo a un effluente, ovvero la vita normale del nostro personaggio, del nostro protagonista, verrà sconvolta da qualcosa, ok? Quindi il protagonista, la corrente del fiume principale, porterà il nostro personaggio a non rimanere più nel fiume principale, ma a prendere la via dell'effluente. E questo qua sconvolgerà il nostro personaggio, il nostro protagonista, perché il nostro protagonista dovrà o di nuovo sbracciarsi fino a staccarsi le braccia per tornare nel fiume principale, o scegliere di seguire questa nuova via, la sua nuova strada, la sua nuova trama, ok? Quindi anche quelli che comunque sbracceranno, 99 su 100 alla fine avranno le braccia staccate o comunque troppo stanche, quindi verranno comunque portati a valle dalla corrente, come diceva De André. E quindi chi abbiamo? Abbiamo questi personaggi che vanno giù, vanno giù, vanno giù, cercheranno di attaccarsi a degli scogli, quindi avranno degli appigli, nuoteranno proprio indietro, poi arriveranno al punto in cui accetteranno la nuova strada e verranno portati a valle. E a quel punto cascata, a quel punto lì il nostro personaggio cadrà giù per la cascata con il fiato sospeso, il cuore che non batte, sperando solamente di non finire su uno scoglio, ma di rituffarsi in acqua, sperando sempre che l'acqua sia abbastanza profonda per non dare una craniata in fondo sul fondale. E magari non succederà, o succederà, se succederà che prenderà uno scoglio, dovrà riguarirsi dalle sue ferite e imparare dalle sue cadute, e se invece non succederà, sarà un po' meglio da un certo punto di vista, ma anche un po' peggio dall'altro punto di vista, perché non avrà imparato niente dal cadere da una cascata, e probabilmente ci saranno altre cascate nella sua trama.
e quindi prenderà di nuovo il suo flusso. E poi ci saranno mulinelli e ci saranno di nuovo altri bivi, effluenti e via dicendo. E questa è la storia di tutti i personaggi, e durante questo viaggio troveranno altri personaggi, quindi ci saranno personaggi che vi aiuteranno a nuotare, ci saranno personaggi che dovranno essere loro, i nostri protagonisti, ad aiutare a nuotare, e ci saranno invece personaggi e anti-protagonisti, le ombre in sceneggiatura, l'antagonista che cercherà di tenere la testa giù sotto l'acqua del nostro protagonista per farlo affogare, e quindi si troverà una moltitudine di personaggi dentro a questo fiume enorme senza sponde. Enorme senza sponde nel senso che non si può uscire da lì, ok? Così ci evitiamo qualcosa, vabbè, meglio esco dal fiume. No, tu non esci dal fiume perché non ci sono sponde. E andrai sempre più a valle fino ai titoli di coda, ovvero al mare. Tutto questo gomitolo di lana che avevo in testa, no? Quindi ho dovuto cercare il primo punto, poi io ve l'ho fatta facile, ma ci sono stato un sacco, e capite che è di una banalità incredibile, quindi uno non dovrebbe perdere del tempo dietro certe banalità. Eppure invece mi sono messo lì a spulciare tutto questo gomitolo fino ad avere un filo dritto e avere un po' le idee chiare. E poi è arrivata la morale finale, che è di nuovo di una banalità, di una breve, ve lo dico già adesso, è banalissimo, però volevo raccontarvelo, spero vi abbia fatto piacere sentirlo. E la banalità qual è? Che la vita non è un film, ma i film raccontano la vita, perché tutto quello che vi ho detto tendenzialmente può essere rivisto in ognuno di noi. Quindi tendenzialmente noi non viviamo un film, noi esseri umani, no? Viviamo la vita reale, quindi tendenzialmente, a meno che Loki non abbia ragione, non c'è nulla di scritto. Ma su ogni nostra vita tendenzialmente si potrebbero costruire dei film. Ed è molto bello questo. Pensiamoci. Quindi io ve l'avevo detto che vi avrei rubato del tempo, però mi sentivo di rubarvelo. In tutto questo sapete che ci ha guadagnato? La mosca, perché si è finita lo yoga. Ciao.